Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi. Oggi siamo qui ritornati su Fortnite in compagnia della mia ragazza. Salve. Per andare a fare una challenge che non potevamo assolutamente non fare, ovvero quella in cui vado ad utilizzare solo le armi di Halloween, quelle che sono state aggiunte sostanzialmente per il Fortnitemers. Ma non lo andremo a fare solo in zero costruzione nella battaglia reale, lo faremo anche in Reload, perché pure in Reload ci sono delle nuove armi. Principalmente hanno rimesso quelle del viceverso, che erano quelle del Fortnitemers di qualche anno fa. Se non ve le ricordate, state tranquilli perché tra poco le andremo ad utilizzare. Prima di continuare col video, però, ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT tutto grande, tutto attaccandole con soggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzuoli, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT tutto grande, tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie però di cuore a chi lo farà, è fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace per supportare queste challenge e consigliatemene altre da fare sotto nei commenti. Siamo pronto e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Allora ragazzi, diciamo che ci sono due semplici regole, una in questa partita e una poi quando andremo in Reload, ovvero che un'armetta extra me la concedo, ma per un semplice motivo: qui in battaglia reale letteralmente non c'è un'arma di Halloween che spamma, tra virgolette, quindi un assalto, una mitraglietta, ma neanche una pistolina, cioè non c'è niente. Quindi almeno la pistolina me la concedo, quindi devo trovare la pistolina e devo assolutamente utilizzarla, perché sennò veramente non riusciamo a fare nulla. Serena ovviamente è esente dalla challenge, sennò sarebbe davvero impossibile, e quindi almeno la pistolina me la concedo. Mentre per quanto riguarda il Reload potremmo utilizzare i pump, quelli che troviamo, perché lì invece, al contrario, non mi sembra ci siano pump del viceverso. C'è la falce, c'è la minigun e c'è l'assalto. Ora stiamo andando qui perché io qua ho un NPC che mi vende almeno il pump, così almeno inizio con un'arma, perché sennò rischio chiaramente di rimanere senza arma. Ah, tra l'altro leggendario lo vende, Caro mi costa, regà. Caro mi costa. E soprattutto, ragazzi, questa regola la metto per Reload, dato che lì non ci sono NPC da cui posso comprare le armi del viceverso. Teoricamente non ci sono zone in cui posso prenderle al 100%. Quindi, amore, se trovi una pistolina, sai a chi darla. Oh, eccola. Trovata. Viola, tra l'altro. Ammazza che fortuna, regà. Allora, detto questo, ragazzi, vorrei andare verso colonne, perché lì mi vendono il lanciarazzi. Tra l'altro il lanciazucche, anzi, non l'ho ancora mai usato. Mai. Sarebbe figo trovare il propulsore e prendere lanciazucche, così da andare in testa agli avversari e sparargli addosso. Tra l'altro, appunto, caro me costa sta partita, perché pure il lanciarazzi non lo so quanto mi verrà a costare, Dipende ovviamente a che rarità lo vende. Se lo troviamo, perché magari se c'ha il numero limitato, cosa che penso ovviamente, eccolo qui l'NPC, magari potrebbe anche averli finiti. Vediamo un po'. No, non volevo salire qui, grazie. E niente. Tanto le odio queste cose. Vieni qui, prende le zucche. Vabbè ragazzi, così 1400 lingotti andati via. Amore, se trovi dei razzi, sai a chi darli. Oddio, regà, la Billy Bomba. Però no, movement me lo devo tenere. Dammi la scopa. Sì, lui sì. Vabbè, dai, la prendo anch'io, La prendo anch'io. Anche se però dopo dovrei prendere i cosi. Ah no, fuori scorta. Perfetto. C'è una sola, sì. Sì. No, tranquilla. Tanto io ho gli impulsi. Altri due impulsi, perfetto. Almeno ho risparmiato qualche lingotto, regà, dai. Tra l'altro c'è il medaglione di Doomstat e sta andando lì a... Dai, Roma, c'è uno qui. Bello, comunque la macchina mi si era incastrata lì, non faceva retromarcia. Ok. Non mi faceva retromarcia la macchina. Molto bene. Dicevo, prendi colpi. Sì, vai. Ci sta il medaglione di Doomstat, che sta tipo giù qua, e quello di Doom che in realtà potrebbe interessarci. Andiamo a vedere. Allora, ipoteticamente ce l'abbiamo qui davanti, bro. Vediamo dove. Ok, eccolo qua. Mamma mia, che è a terra. Ok. Ah, la motosega anche, ragazzi. Però vi posso dire che in duo versus trio non è proprio la modalità giusta. Non è proprio la modalità giusta in duo versus trio con la motosega. 44 anch'io. Io lo sto lasciando senza mirino, cioè. Rotto lo shield. Mannaggia. Si sta splashando là. Brava. Prendo un bianco. Ok. Ah, anche loro erano in duo.
Ah, che ho startato in duo? Non lo so, non ci ho fatto caso. Vabbè, se ho startato in duo, volevo startare in trio, ma va bene lo stesso. Ah, il bunker. Ma non tanto per modificare le armi, quanto più per prendere il lingotto. Passi? Sì, passi può essere. Vediamo un po'. Non so se c'è qualcuno nascosto nei cosi. Ma infatti lascerei perdere. Saliamo in macchina e andiamo. Sì, sì, sì. E non voglio tanto modificare la pistolina quanto più magari mettergli giusto il mirino. Tra l'altro, raga, siamo stati fortunatissimi. Per una volta, raga, nelle challenge siamo stati fortunatissimi. Anch'io la pistolina c'avevo addirittura paura di non trovarla proprio. Invece epica. Niente, raga, l'ho incastrata così la macchina. Non va più né giù, nessuno non può, non può più né scendere né salire. Né scendere né salire. Ma possibile che non stiamo trovando altri colpi lanciarazzi? Problema? No, ho trovato il propulsore. Mi tengo il propulsore, mi tengo. A questo punto mi tengo il propulsore per fare la robettina con l'assalto, con il coso. Completamente incastrata. Sì, 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 no, non la puoi più muovere, non la puoi più muovere. Questa è così per sempre. Oh, ma possibile non ci stanno altri razzi, ragazzi? Cioè, io a saperlo mi prendevo le billy bomba o la motosega a sto punto. Cioè, giusto per usare un po' di più le armi di Halloween. Spari, non è che si stanno facendo la cosa? Ah no, qui a destra, ok, ok, andiamo, andiamo. Pensavo si stessero facendo la torre delle tempeste, raga. Ah, ma vabbè, stanno pedando contro i botticelli, ma credo che anche chi l'abbia pushati sia un team di botticelli. Oh mio Dio, raga, che fa la pistolina? No, è tutta buggata la pistolina, amore. Ma che cos'è? Ma che cos'è? È morto subito? Sì. Il compagno di questi. Raga, ma che cos'è? Allora, prova a mirare e sparare con la pistolina. Dimmi se c'è qualcosa di strano. No, di continuo. Fai la raffica, amore, fai la raffica. Si muove un botto. Si muove un botto. Ma non è normale, raga. Io la pistolina, raga, non la uso quasi mai. Anche se secondo me è sottovalutata, ma secondo me non è normale. Ricarica di colpi. Sì, vabbè, a parte quello, ma colpi razzi niente ancora, No. Ah, incredibile, ragazzi. Cioè, è come se non avessero messo. No, mi stanno per pushare. Vabbè, andiamocene. Proviamo a conquistare l'isola. Vediamo se quella magari conquistandola da dei razzi e banalmente da dei colpi. Cioè, questi ragazzi hanno messo il lanciarazzi senza possibilità di trovare i colpi razzi. Cioè, i colpi razzi si trovano solo se trovi effettivamente il lanciarazzi, che te ne dà uno o due. Gli NPC te ne danno uno oltre quello che hai in canna. Un po' ridicolo come cosa. Stanno sparando un botto di là. Tra l'altro mi sa che è il medaglione, sì. Oh, quello di Emma, raga, non l'hanno preso. Stranissima sta partita. Cioè, hanno preso quello di Doom, che ogni tanto non si filano. Quello di Mysterio, che non si filano quasi mai, perlomeno nelle mie partite. Ma non hanno preso quello di Emma. O forse per paura, non lo so. Vabbè, vediamo un po'. No, mi sa pure di quello ce n'è uno solo. Niente, neanche qui me l'ha dato. Ma più che altro, raga, brutto così. Cioè, sta challenge è totalmente buttata. Vabbè, anche perché volevo fosse la... Tanto tu c'hai la cosa, la scopa, no? No, stanno venendo loro, mi sa. Mi segna quello di Iron Man. Ah, sta lì. Che poi, ragazzi, tra l'altro, boh, non lo so. Sta pistolina che fa così sembra tipo il karma e mi dice no, ma non la devi usare. Però, ma veramente? Cioè, ma l'ho tipo distrutto. Dove è andato? Scendo? Sì, no, ha preso un rift. Se ne sta andando tantissimo. Se lo prendo la pistolina me la sono meritata, l'utilizzo qua, ma niente da fare. Tra l'altro è lui il coso, il medaglione. E vabbè, proviamo a inseguirlo. Tanto c'ha il medaglione, lo segno in mappa. Il medaglione sarà la tua rovina, bro. A meno che tu in realtà non sia un fenomeno e adesso ci spacchi in due, cosa molto probabile. No, mi sa che sta dentro al che cespuglio. Ah, lì, eccolo lì, sì, è lui. Si è nascosto dietro la gru, sì, aia, ha preso, aia. Raga, ma sapete che anche con sto pump è una gran bella combo? No. Mi sto coprendo dentro la casa. Dentro la casa mi sto coprendo. È craccato. 34 bianco. Ok, mi sto curando che a me mi ha laserato. Raga, è tanta roba sto pump con il propulsore. Ovviamente non l'ho hittato, perché non l'ho hittato. Però è tanta roba. Bombato? Il terzo sì, e l'altro no. Ok. Ma lanciarazzi? Niente, C'ho la cosa buggato che mi continua a sparare. Benissimo, bellissimo. Madonna mia, ragazzi. Dai, ma che è sta storia, su? Ma che schifo. Eccolo. Da qui... Ok, non so se è lui in realtà. No, ok. Mamma mia, ragazzi. Tanta roba così col pump 138 in petto. Che poi in realtà non è un pump, è tipo sì, un fucile pesante a paletti. Vabbè, non poi spara paletti. Tutte armi buonissime, cioè guarda qua. Sì. Armi tutte... leggendarie. Sì. Tutta roba. Questi si erano proprio farciti per bene. Ma possibile che sta dentro il cespuglio quello? La scuola. Perché lì vedo una roba?
Dove? Sì. Oh, vedo tipo sta cosa bianca, raga. Ma no, no, non è niente, vabbè. Passi. Arrivo. Potrebbe essere il terzo? Mi sa che è sopra o dentro il bush. No, no, è sopra. Regalo fregato. Non se n'era neanche accorto. Ma ci siamo dati una botta. Sì. Raga, sono salito con la zip. Lui pensava che rimanessi lì e invece sono salito direttamente col propulsore e non mi ha visto. E niente, cioè, se vedi tipo dei billy bomba o una motosega, mi prendo quelli per continuare la challenge e mi leggo il lanciazucche, ma non ne ho visti in giro neanche da questi. Che schifo, raga, è già finita la storia del lanciazucche. Due colpi belli, soddisfacenti, però che schifo. Ma perché non le avevi prese prima le billy bomba? No, non le ho prese prima. Cioè, comunque le voglio vincere queste partite, quindi ho preso un roba forte. No, doppi passi stanno qui. Aia. No. No, da dietro. Vai, vai, vai. Ce lo scarico. Ma questi... Mi sta seguendo. Sì. Cattivissimi questi. Cattivissimi proprio. No, da dove mi sta puntando? Uno atterrato. Bravissima. Mi ha pushato l'altro. Sì, sì, sì. L'ho un po'. Ok, bravissima, bravissima, bravissima. Arriva il terzo. Con la motosega. No, con la motosega no, bro. Tra l'altro qui ce n'è una. Oh, ma non muore. Madonna, raga, l'ho hittato 20 volte. Sì, ma ho preso quella sua. Cioè, ci provo. Tanto è rimasto l'ultimo. Spero non sia qui nei dintorni, perché sennò impazzisco. Mamma mia, raga, questi con che cattiveria. Ma sì. Poi... tutti con motoseghe, con i cosi, con la torretta... Oh! Ah, no, è il mio. Stavo per dire, Ari, c'hai colpi. Ho visto lanciarazzi, era il mio. Grande, Gigi. Neanche loro l'hanno trovati, perché... L'hanno trovato, il lanciarazzi. No, ma magari non l'hanno preso. Non lo so, guarda la roba e c'avevano. Ma non ne avevano nel loot di razzi, quello voglio dire. Ok. A me servirebbero gli scildini, perché io ho lo scildone. Raga, l'ultimo provo a finirlo con la... Eccolo! Aspetta, lo provo a finire con la motosega. Ah, è proprio venuto qui per essere giustiziato. Si è girato, bam, va bene. Eccolo, Mefisto, la motosega in mano. Allora, raga, in reload mi stava prendendo la malsana idea di startare in ranked, perché tanto c'avamo la posizione protetta. Ma poi ho pensato che siamo ad elite anche in no build. È complicatissimo, quindi ho detto, vabbè, proviamo pubblica. Che tante volte, ragazzi, la pubblica è anche più difficile in ranked, quindi vediamo. Qui non garantisco win, ma anche in realtà in battaglia reale non è che avrei proprio garantito la win, Anzi, ci siamo riusciti alla prima botta. Allora, ripeto, i pump li posso usare, e qua già ne ho visto uno. Per il resto, ok, solo armi del viceverso. Quindi, amore, anche qui, se trovi armi del viceverso, vedi, per forza. Ecco, la minigun già. Già la minigun, signori. Ok, thank you per lo shieldino, no? Raga, io non ve lo vorrei dire, ma finché... Ah, c'è più gente qua sopra. Ma io finché non trovo l'assalto sono fregato, scappiamo? No, in realtà, se tipo li riusciamo a prendere alle spalle, li spacchiamo. Ok, stanno qua sopra, le visti? Raga. Altro, poi lì ci sono altre ceste. Sì, ok, passi. Passi, e l'altro compagno mi sa che è rimasto qui da solo. Lo potremmo pushare, Vai, 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 vai. Ok. Perfetto. Ovviamente l'assalto lui non ce l'ha. E il compagno dovrebbe essere andato verso di qua, ma potrebbe essere scappato dopo che ha visto che gli abbiamo pushato. Ecco, di fronte, sul rampino. Dov'è? Ah, quindi è andato proprio. Sì. Ok. E infatti è rinato lì. Mi spara. Oh, da dove? È lui, lui. Ah. Io sto... 26. Sto provando ad avanzare per provare a trovare... Io credo se ne sia andato. No, invece no. No, stanno lì. Io devo trovare l'assalto, raga, perché sennò non posso fare niente. Ma guardate la miseria. Questo è il karma che avevo usato la pistolina prima. Io sto lootando, amore, te l'ho detto. Mi sto spostando, sei sola lì. Oh, niente, raga, Non lo trovo proprio. C'ho gente qui al tacos, diciamo. Vengo con rampino. Sì, anche perché mi stanno sparando. Un altro team ancora. No, allora continua col rampino e andiamo verso destra. Via, 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 via. Cioè, c'è il team lì sotto al taco, regà, e spara a me. Nel cespuglio. Va bene, bro. No, no, no. Oh, Dio mio. Ok. Se n'è andato, mi sa. Sì. Mi ha dato anche un assist, quindi l'hanno ucciso. Eccolo, 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 eccolo.
Mi lasci tre buncati, li ho lasciato, ma almeno ce l'ho. Ok, regà, adesso si può fare qualcosina. Sì, sono qua sopra. No, mamma mia, regà, no, non citerò mai nessuno. 27 bianco io ho fatto. L'hanno ucciso in volo. Raga, non citerò mai nessuno. Ma che sono ste animazioni? Ma non c'erano un tempo? Oppure sì? Sì, ucciso. Bravissima, bravissima. Andiamo. Perfetto, raga. Allora, mi prendo. Minigun viola. Let's go. È vero. Raga, mi tolgo la minigun. Cioè, ma per forza. Mi tolgo la minigun perché io con le impulsi e sempre lanciarazzi faccio il giochetto di prima. Però, raga, l'assalto io ho paura che non c'è hitto nessuno, sapete? Cioè... Oh, vabbè, vediamo. Tanta roba, raga. E siamo già in 13. Che tristezza sto game. Passi dietro. Aia. Questo è rotto. C'è il compagno. Ma dov'è? Ok. Ah, sotto sta da fai da. Volevo usare il lanciarazzi. Oh mio Dio, raga. Ma, cioè, raga, io mi sono guardato. Stavo guardando in giro da mezz'ora. Nessuno. Questi tacca a rompere scatole. C'ha il tuono leggendario, eh? Lo so, Renzi, andrà a prendermi qui lo spazio. Mi sa che mi tengo lo spammone. Vai, meglio. Lo spammone è meglio. Mi servirebbe uno shieldone. Pure a me. Ah, e qui almeno con lanciarazzi abbiamo i colpi. Principalmente. Là, ok. No, proviamo ad avvicinarci. No, se ne sta andando verso sì, di sì, no. Sì, sono in due. Proviamo a lootare qui magari. Anzi, ti dirò di più. Prendo due scildoni così ci puliamo. Vieni. Un altro team. Ok, puliamoci. Sì, sì, sì. Seguimi, che se ci mettiamo qua sopra abbiamo lag contro i due team. Mamma mia, raga. No, a saperlo non lo prendevo. Ok. Allora, 43. Faccio una cosa, amore. Stanno nel bush. Lo so. No, dimmi, l'hai ucciso tu, sì? Ok, sì. C'è il compagno. Ok. C'è l'altro team, c'è l'altro team. Sì, sì, da dentro un cespuglio. E l'altro sta a sinistra. Mamma mia, raga. 41. Bravissima. Chi è che si è ributtato? Ma non avevo fatto fuori un team. Cioè, ti stanno tenendo col cecchino sotto mira, eh? Raga, ma che è successo? Quelli? Sì, no, dentro il cespuglio a destra. Che goduria, raga, con gli impulsi e il coso. Quelli si stanno... Ma no, sopra l'albero. Quindi quelli non sono morti. Quindi si sono salvati tutti e due i team. Dietro l'albero. Sì. Occhio, occhio, amore. C'è un albero da lì. Atterrato quello sull'albero. Ok. Ma attenta lì dove t'ho pingato. E ancora più a destra c'è l'altro team ancora, eh. Vieni poi, ti do... No, rivieni qui. Copriti qui. Ok, stanno dietro quell'albero lì. Ok, si sono pushati lì. Aspetta. No, amore, mi ha impulsato. Rip. Rip. Ok, a terra. E l'altro sta qua, Sta dentro? O è dentro il bunkadile o è sopra l'albero. Ok, si sta muovendo. C'abbiamo gente sull'albero comunque. No, questo sta dentro il bunkadile, l'ho distrutto, 99. Però te l'avevo detto che c'era uno sull'albero. No, porca miseria. Let's go! Non avevo capito fosse l'ultimo, se no provavo a rifarmelo con il lanciarazzi. Altro bel game, raga. Incredibile. Ragazzi, forse è ancora più soddisfacente questa qui in reload, anche se la prima parte della partita è stata totalmente noiosa, perché stavo cercando sto dannatissimo assalto, con cui poi tra l'altro avrò tirato 2-3 hit, Forse era meglio tenesse la minigun. Vabbè, non lo so usare io, perché in realtà se ti entrano le hit con quell'assalto, fai delle belle hit incredibili, dei bei danni. Vi ricordo ovviamente il codice creatore GGYT tutto grande, tutto attaccato al negozio di Fortnite, fondamentale per supportarmi. Ogni due settimane scade, lo dovete reinserire. Lasciate un bel mi piace per supportare queste challenge e consigliatemi altre da fare sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se ancora è fatto per non perdervi tutti i prossimi contenuti. Per noi è tutto, ci troviamo domani in un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzuoli! Ciao!